per chi si intende un po' di sesso, c'è una posizione usata spesso, non è tra le più nuove, ed è il 69. Un ragazzo ancora inesperto, accompagnato dallo zio Alberto, una certa titubanza, ma in una casa di tolleranza. C'era una prostituta in quel bordello, precisa per il giovane verginello, nel suo campo era la sola, tra cabal la nave scuola. Signora, sono Alberto di sotto, dovrebbe svezzarmi sto giovanotto, faccia qualcosa di semplificato, sai il ragazzo è un po' imbranato. Non si preoccupi caro zio, suo nipote ci penso io, s'accomodi fuori per piacere, ad ognuno il suo mestiere. Sai giocare a ruba bandiera, disse la donna facendosi seria, si rispose il ragazzo ingenuamente, beh col 69 non c'entra niente. A dare altre spiegazioni, entrò nelle sue funzioni, ma durante quel crescendo sessuale, la donna ebbe un movimento intestinale, senza mostrar particolare imbarazzo, fece un peto in faccia al ragazzo, che sotto i fumi di quell'essenza, per un po' perse conoscenza. Ma l'esperta nave scuola, senza dire una parola, insisteva con passione su quella scomoda posizione. Poverino così disteso, non si era ancora del tutto ripreso, che senza fare resistenza, si prese in faccia un'altra flautolenza. Sentendosi mancare, cominciò forte a boccheggiare, solo con la forza della disperazione, si tolse dalla bocca di quello strano cannone. Bianco confuso, asfisiato e anche mezzo intossicato, si rivolse alla prostituta con voce un po' dispiaciuta. Signora mi scusi se lei permette, le pago le altre 67, perché ho paura che da vivo a 69 non ci arrivo.